Signore e signori, buonasera. È il comandante Gabriel Enner che vi parla, quello di Da Padre in Figlio. Benvenuti a bordo della Barza Airlines. A breve membri del nostro equipaggio vi offriranno il tè caldo più famoso di YouTube. Allacciate le cinture e godetevi il viaggio. Mettetevi comodi che comincia lo show. Il bar sul tubo e sul punto com. In business class tipo Michael Buffo. This is Barza Airlines, welcome on board. E non c'è spazio per cialtroni qui. Dillo al padre di Samazic. Solo amore per le feci. Barza Airlines tipo Rumenic. Riesce in mezzo all'aria Dzeko! Dzeko! Signore e signori, buonasera, è sempre il comandante che vi parla. Siamo per raggiungere la meta, godetevi il tè caldo. Da youtube.com, contenuti sempre top, Barza Airlines sempre online, stai gli anti-samurai, che sia day che sia night, sempre live, sempre live, Barza Airlines di rimonta, tipo il derby di De Vrij. Da non confonderlo con Matteo di Sky. Metti il like, don't forget to subscribe. Scantinati aperti e son guai. Benvenuti a bordo della Barza Airlines. Passeggeri della Barza Airline, buongiorno. Ci scusiamo per queste turbolenze emotive, ma ci auguriamo che il viaggio sia stato di vostro gradimento. Il cielo fuori è nerazzurro come sempre, condizioni climatiche ottime. Grazie per aver scelto di viaggiare con noi. Un abbraccio, Gabriel Enner. Non ci voleva, con questo atteggiamento, con questa poca garra, poca voglia di vincere. Purtroppo non si vince lo scudetto, lo sappiamo bene. Mi sembrava una di quelle partite dell'anno scorso, di 2 anni fa, quando pensavano di averlo già vinto. Invece, soprattutto quando giochi prima, devi fare delle partite differenti, capiamo. La forza del Genoa che aveva già fermato la Juve, le assenze, la stanchezza, la partita difficile, il campo pesante, la pioggia, tutte le attenuanti che si vogliono, che ci possono stare, però devi dare di più. Anche perché nel secondo tempo, a parte quel tiro di Arnautovic fuori di poco e quel colpo di testa di Acerbi, su cui Martinez ha fatto una bella parata, poi 2 sole occasioni, troppo poco, non si è visto gioco sulle fasce, non si sono visti questi i soliti movimenti automatici, i triangoli delle mezzali, con anche la partecipazione delle punte. Si è sentita più che mai l'assenza di Lautaro Martinez e si spera che sia l'ultima partita, anche se per fortuna si è sbloccato Arnautovic ed è stato il migliore tra i nerazzurri per come anche ha partecipato alla manovra, per come ha aiutato, per come è stato pericoloso, per come ha difeso il pallone, ha lasciato spesso salire la squadra. Purtroppo stasera Thuram, forse il peggiore della stagione, non si è praticamente mai visto, in difficoltà anche lui, abbastanza stanco. Un po' sono mancati i leader, lo stesso Acerbi non l'abbiamo mai visto un po' così in difficoltà, soprattutto con Ekuban, poi con Retegui è andata meglio, ha rischiato anche un autogol clamoroso, c'è qualche protesta per una leggera spinta di Bissek sul primo gol, ma anche sul pareggio del Genoa c'erano dei contatti e Darmian è stato spinto a terra. Insomma, un Inter che invece che mettere pressione ha fornito un assist incredibile alla Juve, che domani, vincendo con la Roma, tornerà a -2. Si poteva assolutamente finire l'anno in tutt'altra maniera, si poteva andare a +7 e mettere grandissima pressione alla Juve, che giocherà contro Mourinho, Dybala e soprattutto quel signore là, sperando in un'impresa difficile, anche perché a Torino Mourinho ha vinto solo una volta con Manchester United, se non sbaglio. Un Inter che aveva iniziato bene, ma poi ha trovato sempre più difficoltà, era riuscito a
provare il gol con Arnautovic su un palo di Barella, una spizzata di Bissek, una carambola un po' strana, ma poi su un altro calcio d'angolo è arrivato il primo gol subito da calcio piazzato con Carlos Augusto che si è fatto saltare in testa da Dragusin, giocatore da tenere d'occhio molto forte, che ha curato anche benissimo Thuram, forte fisicamente, rapido, fisico, perfetto per la difesa a 3. E questo pareggio che è arrivato in un recupero interminabile dopo un'interruzione per 7 minuti per i fumogeni, anche quella punto di domanda. Al 52esimo, pensate, è arrivato il pareggio del Genoa. Poi nel secondo tempo l'abbiamo detto, due sole occasioni, anche una parata di Sommer in due tempi. Ha rischiato qualche cosa sul gol, è arrivato un filo tardi Sommer, però non puoi far colpire indisturbato un giocatore che è forte di testa come Dragusin, quindi non me la sento di colpevolizzare Sommer nei voti nel Barça Pagellone che sto per ultimare. Forse cambi un po' tardivi, sicuramente sì. Chala in fase di down, non da stasera, si è visto poco gioco sulle fasce e si è visto poco anche dai cambi quando sono entrati, forse anche perché troppo tardi. Si poteva e si doveva fare qualcosa di più, però capite anche qui tutte quelle voci destabilizzanti, tutti quei discorsi, come possano anche togliere la concentrazione alla squadra prima di partite così importanti, non sarà un caso, non sarà un caso, non sarà un caso. Un buon Genoa, un Gudmundsson che si è confermato ad alto livello, però più di tutti direi un ottimo Dragusin, non solo per il gol, ma per come ha curato Thuram. Pagellone, direi Sommer 5,5. Poteva forse fare qualcosina in più sul gol, poi è stato praticamente inoperoso qualche uscita. Bissek si conferma in crescita, altra buona prestazione. A 6,5, Acerbi 5,5, diciamo che ha un po' sofferto, ha rischiato l'autogol. Poteva sicuramente fare meglio, però l'avevamo detto prima, non può giocare sempre, non può essere sempre 90 e recuperi sempre, sempre in campo, sperando che adesso De Vrij gli possa dare un po' di riposo. Bastoni 6, meglio nel primo tempo, poi ha spinto, ma non così tanto bene. Non è entrato dentro il campo con le sue sciabolate. 6 anche Darmian, Barella propizia il gol, però poi troppo nervoso, fa sentire poco la sua leadership. 6 anche a lui. 5 Chala, che abbiamo detto sta vivendo una fase un po' così, un po' opaca nel suo gioco, mancano le sue intuizioni, le sue costruzioni, ci ha provato un paio di volte da fuori area, però colpendo male. Mkhitaryan, anche lui abbastanza in difficoltà, stanco, 5,5. Carlos Augusto si fa saltare in testa in occasione del gol e poi ha spinto veramente poco rispetto al solito, evidentemente anche lui non è abituato a giocare così tanto, senza alternative, sempre in campo. 5 per Carlos Augusto, Arnautovic gli diamo 7 perché finalmente si è sbloccato, primo gol in campionato, ma abbiamo detto una prestazione completamente soddisfacente per aiuto alla squadra, partecipazione alla manovra. Una buona prova, finalmente. Thuram invece, al contrario, forse la peggiore, non si è praticamente mai visto. 5. Anche impreciso nei tocchi, nel far ripartire la squadra, mai sgasante come suo solito. Non la sua serata. Sanchez è entrato al 70esimo, si è visto praticamente mai, 5,5. Stessa cosa per Dumfries e Frattesi, 5,5 Dumfries che ha sbagliato un pallone che poteva diventare pericoloso. E poi mi è sembrato un po' svogliato, così non è entrato benissimo. Andiamo a 6 a Frattesi, poi Pavard e Klaassen entrati nel finale, direi senza voto. Peccato, si doveva far meglio, si doveva cercare di vincere a tutti i costi, invece
si fa un grandissimo assist alla Juve che può finire l'anno e tornare a meno 2 domani sera quando ci sarà Juventus-Roma. Appuntamento a colazione come sempre col Teccaldo più famoso di YouTube con novità dal mercato e quant'altro. Mi raccomando, ci manca pochissimo per arrivare ai 46.000 follower. Forza, iscrivetevi al canale, trovate nuovi iscritti, fate questo bel regalo di fine anno al nostro canale e poi noi ci vediamo a colazione o in live domani sera aperitivo proprio prima del big match che chiuderà l'anno tra Juventus e Roma. Direi spazio alla nostra sigla e ancora in anticipo. Buon anno a tutti. Si poteva però fare meglio. Signore e signori, buonasera. È il comandante Gabriel Enner che vi parla, quello di da padre in figlio. Benvenuti a bordo della Barza Airlines. A breve, i membri del nostro equipaggio vi offriranno il tè caldo più famoso di YouTube. Allacciate le cinture e godetevi il viaggio. Mettetevi comodi che comincia lo show. Il bar sul tubo e sul punto com. In business class tipo Michael Buffo. This is Barza Airlines, welcome on board. E non c'è spazio per cialtroni qui. Dillo al padre di Samazic. Solo amore per le feci. Barza Airlines tipo Rummenig. Riesce in mezzo all'aria, Dzeko! Signore e signori, buonasera. È sempre il comandante che vi parla. Stiamo per raggiungere la meta. Godetevi il tè caldo. Da youtube.com, contenuti sempre top. Barza Airlines sempre online. Mister Yenti Samurai. Che sia day, che sia night. Sempre live, sempre live. Barza Airlines di rimonta. Tipo il derby di Debrai. Da non confonderlo con Matteo di Sky. Metti il like, don't forget to subscribe. Scantinati aperti e son guai. Benvenuti a bordo della Barza Airlines. Passeggeri della Barza Airline, buongiorno. Ci scusiamo per queste turbolenze emotive, ma ci auguriamo che il viaggio sia stato di vostro gradimento. Il cielo fuori è nerazzurro come sempre, condizioni climatiche ottime. Grazie per aver scelto di viaggiare con noi. Un abbraccio, Gabriele. Grazie.